Bentornate nel mio canale. Oggi assaggiamo la torta caprese, una torta dalle origini antiche. Si narra che è nata da un errore di un pasticcere che dimenticò di aggiungere la farina nell'impasto. Un errore che ne ha fatto la sua bellezza, la sua forza e la sua tanto declamata infinita bontà. Ha una consistenza morbida, ma soprattutto umida. Non c'è farina, ottima per celiaci. Per prima cosa sciogliete a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente, io ho usato uno al 70%. In un robot da cucina riducete 200 g di mandorle a farina e tenete da parte. Vi occorrono poi 4 uova a temperatura ambiente, 180 g di zucchero e 180 g di burro sempre a temperatura ambiente. Aggiungete 2 cucchiai di zucchero alla farina di mandorle e mettete da parte. Lo zucchero, mi raccomando, lo prendete dai 180 g. Ora dividete i tuorli dagli albumi. Montate a neve gli albumi con un pizzico di sale. Lavorate il burro con i tuorli e lo zucchero. Versate a questo punto il cioccolato fondente sciolto, mi raccomando non bollente, fatelo raffreddare un po'. Aggiungete la farina di mandorle. Delicatamente incorporate gli albumi dall'alto verso il basso. Versate l'impasto in una teglia imburrata e infarinata a cerniera, oppure quelle delle pastiere, è ottima, da 24 cm e livellate. Infornate a 180 gradi in forno già caldo per 40 minuti statico. Una volta cotta, fate raffreddare e spolverate con abbondante zucchero a velo prima di servire. Non contiene lievito, morbida e cioccolatosa come piace a me. E a voi è piaciuta? Lasciatemi un like e un commento. Se non sei ancora iscritto al mio canale, mi raccomando, iscriviti. Ciao e buona giornata!